Buonasera. Noi del Cattaneo tutti gli anni organizziamo incontri con i genitori dei ragazzi delle scuole medie per spiegare l'offerta formativa della nostra scuola. Lo facciamo in incontri che teniamo nella nostra scuola, nell'auditorium, nella sala docenti, spesso con una presenza rilevante di pubblico, di persone interessate. Quest'anno la pandemia, l'emergenza Covid, ci costringe a fare questo incontro con i genitori attraverso lo schermo di un computer. A distanza, come si dice. E questo toglie la possibilità di un contatto diretto, ma non ci toglie la possibilità comunque di parlare di noi, della nostra scuola, di spiegare come lavoriamo e di rispondere in fondo alla domanda fondamentale che i genitori si rivolgono, cioè cosa si studia al Cattaneo e per diventare che cosa. Ebbene, vi parlerò di questo, spero brevemente e spero in maniera chiara, cominciando subito col dirvi che il Cattaneo è un istituto tecnico e come tutti gli istituti tecnici è diviso in due settori fondamentali, il settore economico e il settore tecnologico. Abbiamo poi anche un corso di istruzione e formazione professionale che porta una qualifica triennale di operatore delle produzioni chimiche di cui parlerò poi successivamente. Partiamo dai due settori fondamentali, come dicevo, economico e tecnologico. Una premessa. In tutti e due i settori il biennio è comune, quindi abbiamo i primi due anni, il biennio comune del settore economico e il biennio comune del settore tecnologico. È una precisazione importante. Questo vuol dire appunto, come dicevo, che nei primi due anni sia nell'un settore che nell'altro si studiano esattamente le stesse materie con gli stessi programmi. E questo, ripeto, è un grande vantaggio per i ragazzi, perché spesso i ragazzi si iscrivono alla scuola superiore, alla scuola secondaria di secondo grado, come si dovrebbe dire, senza ancora un'idea completamente formata, un'idea assolutamente precisa di quale sarà il loro futuro. Ed è giusto che sia così, l'età è quella che è, ed è giusto avere anche qualche oscillazione da sciogliere, poi da chiarire con l'esperienza successiva. Ed ecco allora che il biennio comune dà la possibilità, dopo due anni, anche di cambiare idea, alla luce dell'esperienza di studio che si è fatta nel frattempo. Per cui se i ragazzi dopo due anni vogliono cambiare indirizzo rispetto a quello che hanno scelto al momento dell'iscrizione, possono farlo senza nessuna formalità. E quindi credo che questo rappresenti per loro anche un elemento di rassicurazione rispetto al modo di affrontare il nuovo ordine di studi. Dopo i primi due anni c'è però la scelta, perché si passa da un biennio dedicato al rafforzamento delle competenze di base a un triennio che deve costruire lo scheletro di una formazione verso la professione. E allora nel settore economico c'è la scelta fra tre indirizzi possibili: amministrazione, finanza e marketing, relazioni internazionali per il marketing e turismo e comunicazione. Sono tre indirizzi diversi, anche se affini per molti aspetti, ciascuno dei quali ha l'obiettivo di formare una figura tecnico-professionale e dall'altra ha delle materie caratterizzanti che portano verso questo obiettivo. Amministrazione, finanza e marketing è, diciamo, il corso di studi più tradizionale, è l'erede di quello che una volta era la ragioneria, come si diceva. Ma naturalmente il mestiere di ragioniere è cambiato nel corso del tempo e quindi anche lo studio di questa branca, di questo settore, è cambiato. Oggi si tratta di formare un tecnico che sappia inserirsi da protagonista, che sappia inserirsi con una formazione adeguata in tutte le aziende pubbliche e private in cui c'è bisogno appunto di organizzare il lavoro dal punto di vista amministrativo, con un occhio anche alle nuove realtà della finanza e anche a quelle delle strategie di marketing. In questo settore la materia, diciamo, caratterizzante nel triennio è economia aziendale, che copre una parte importante del curriculum verso l'esame di Stato. Relazioni internazionali per il marketing è quella che noi chiamiamo un'articolazione di amministrazione, finanza e marketing, perché si tratta anche qui di formare un tecnico del settore amministrativo e finanziario, ma che si può inserire in aziende che guardano con particolare interesse, che aspirano a lavorare e inserirsi o che si sono già utilmente inserite nei mercati internazionali. E quindi c'è bisogno di rafforzare le competenze rivolte anche a quelle strategie di marketing che consentono la penetrazione nei mercati esteri. Quindi anche qui la materia caratterizzante
sarà economia aziendale, ma con l'inserimento anche di altre discipline che fanno di questo indirizzo una particolarità. E mi riferisco proprio alla materia che si chiama così, relazioni internazionali, e mi riferisco allo studio delle lingue. Mentre in amministrazione, anche al triennio, due sono le lingue che si studiano, in relazioni sono tre, diventano tre al triennio, più precisamente dopo essere state due nel biennio comune, appunto. L'altro indirizzo che si scosta più marcatamente dei precedenti è turismo e comunicazione. Anche qui si tratta di un indirizzo che punta verso la formazione di un tecnico specializzato che è capace da una parte di misurarsi nella gestione di aziende che lavorano nel settore turistico, che è un settore economico a tutti gli effetti, anzi è il settore economico in più forte espansione a livello mondiale, ma anche la capacità, questo tecnico, di leggere il territorio e di promuoverlo dal punto di vista della valorizzazione appunto del patrimonio artistico, culturale e paesistico. Caratterizzano questo indirizzo, anche qui non solo economia aziendale, l'area dell'economia aziendale, che qui si chiama discipline turistiche e aziendali, ma anche ovviamente lo studio delle lingue, che è anche uno degli, forse l'asse portante di questo indirizzo, e che anche qui si esprime attraverso lo studio di tre lingue al triennio, dopo aver studiato due lingue nell'area comune, nel biennio comune, come dicevo prima. Ma ci sono anche altre materie interessanti come geografia, che si studia in quanto geografia turistica fino all'esame di Stato, e anche arte e territorio, quindi una disciplina dell'area artistica che è un po' un unicum nel settore tecnico dell'istruzione. Tra l'altro noi abbiamo inaugurato proprio da quest'anno una particolare impostazione, una particolare curvatura dell'indirizzo turistico che ha preso la denominazione di turismo e comunicazione proprio per sottolineare questa volontà di approfondire i temi della comunicazione anche attraverso i nuovi media che caratterizza ormai questo settore. E questo dicevo per quanto riguarda il settore economico. Per quanto riguarda il settore tecnologico, anche qui dopo i due anni del biennio comune si deve operare una scelta. E qui gli indirizzi sono due: chimica e materiali e biotecnologie sanitarie. Chimica e materiali è l'indirizzo più tradizionale che ci mette in contatto diretto con la realtà produttiva del nostro territorio. Ma attenzione, noi abbiamo fatto una scelta. Noi abbiamo scelto non di formare dei tecnici conciari, ma dei tecnici chimici a tutto tondo, che si possono inserire quindi in tutti i settori industriali e merceologici in cui si lavora con la chimica, diciamo così. Quindi non solo le concerie, ma anche le industrie farmaceutiche, le industrie dei prodotti chimici, i laboratori di analisi, per esempio, sia del settore privato che anche del settore pubblico. Naturalmente la materia caratterizzante è la chimica in tutte le sue sfumature. Al triennio si studiano tre materie di area chimica a cui si aggiungono gli stage appunto nelle aziende del territorio e l'approfondimento anche della tecnica conciaria. Infine l'indirizzo più nuovo di tutti, l'abbiamo inaugurato quest'anno, anche con un grosso interesse riguardo all'iscrizione alle prime, che è appunto biotecnologie sanitarie. È un settore in fortissima espansione, qualcuno dice è il settore del futuro, e purtroppo anche questa pandemia ha dimostrato quanto sia importante affinare le tecniche che, intervenendo sui processi di vita o sugli esseri viventi, producono beni e servizi a vantaggio della collettività, anche proprio per prevenire e per rimediare ai problemi che appunto danno le situazioni come quello che stiamo vivendo in questi mesi. Biotecnologie sanitarie presenta al triennio alcune materie caratterizzanti che sono quelle dell'area biologica, ma abbiamo aggiunto anche materie che, diciamo così, completano un curriculum come bioetica, per l'appunto, e statistica biologica, che si riferisce appunto a una figura di tecnico che ha tutte le caratteristiche anche per la prosecuzione degli studi nel campo appunto dello sviluppo di questo settore in forte espansione. A questa, che è diciamo, l'offerta principale del settore tecnologico, si affianca, come dicevo, il corso dell'IFP, dell'istruzione e formazione professionale. È un corso triennale che si rivolge in particolare a quei ragazzi che diciamo, hanno bisogno di un'esperienza pratica di apprendimento, che hanno bisogno di un'attività fortemente
pratico laboratoriale per supportare anche la parte teorica e che puntano a un inserimento rapido nel mondo del lavoro. Ecco, la caratteristica di questo corso di studi è che in seconda e in terza sono previste 400 ore di stage aziendale, 11 settimane l'anno, il che fa capire appunto come si tenda a creare una figura professionale fortemente legata all'offerta del territorio e quindi capace di inserirsi in maniera agile, diciamo così, e rapida nel mondo del lavoro, attraverso il conseguimento di una qualifica che è quella di operatore delle produzioni chimiche. Ecco, questo è, in poche parole, spero di non averlo fatto troppo lunga, l'offerta formativa, come si dice, del nostro istituto, che non esaurisce, non dà conto completamente di cos'è una scuola, perché la scuola non è solo il curriculum degli studi di indirizzo, ma è anche l'offerta formativa pomeridiana, sono anche le attività aggiuntive, sono tutto quel contesto che rafforza l'offerta formativa e dà ai ragazzi davvero la possibilità di crescere, non solo dal punto di vista dello studio, ma anche della formazione della propria personalità. Ma di questo avremo modo di parlare anche nel proseguo di questo collegamento e spero che ci seguirete anche successivamente. Ciao Arianna, come stai? Ti chiamo perché volevo qualche informazione sul Cattaneo. Te ti sei diplomata lì, giusto? Sì, guarda, facciamo una videochiamata che sono qui a scuola a ritirare il diploma, almeno ti mostro tutto. Ma in che spazio sei? Vedo un bancone con le luci colorate e una scena proiettata dietro. Sono all'ingresso. Queste lucine colorate non sono di una discoteca, ma di questo bancone, dove c'è un servizio di accoglienza. E quello che vedi sopra è un filmato che di tanto in tanto racconta una storia diversa. Eventi storici, musica, cinema, mostre d'arte. Senti, ero qui che leggevo l'opuscolo del Cattaneo che mi è arrivato a casa. E qui c'è scritto di un progetto che si chiama Oltre la Scuola. Mi puoi spiegare che cos'è? Sì, vieni con me, ti porto in biblioteca e te lo spiego. Questa è la nostra biblioteca. Il progetto Oltre la Scuola si svolge proprio qui. È un corso volontario sul metodo di studio che si tiene 3 volte alla settimana per quegli studenti che vogliono migliorare il proprio metodo di studiare. Bravi e meno bravi, eh? E sono seguiti tutti da insegnanti di materie diverse. Vedi com'è grande la nostra biblioteca e quanti libri ha? Qui puoi fare arrivare qualsiasi libro da qualsiasi biblioteca del comprensorio. Senti, un'altra cosa, ma come funziona l'intervallo al Cattaneo? Ci sono 2 intervalli di 12 minuti l'uno. I ragazzi possono spostarsi in tutto l'istituto, sedersi sui divanetti colorati, a chiacchierare, oppure andare fuori nel giardino della scuola. A proposito, hai visto quell'immagine? È una riproduzione del murale di Keith Haring a Pisa. È un po' l'immagine del Cattaneo, tanti ragazzi e ragazze, tutti insieme, ma ognuno con la sua storia. Boh, è bello! E se vuoi ci sono anche le macchinette. Vedi? Ci sono in giro per la scuola degli spazi creativi, dove chi vuole può esprimersi con dei disegni scritte o altro. Guarda, quello è in corso d'opera. Guarda, gli alunni di una classe che studiano tedesco ha partecipato ad uno scambio culturale con la Germania. Ha appeso le foto con i propri coetanei tedeschi ospitati in famiglia. Senti, Arianna, ma è vero che al Cattaneo si può anche pranzare? Sì, certo. Vieni con me, ti faccio vedere. Thank you.
quanto portato anche nell'aula Jolly. Non solo abbiamo il servizio pasti 3 volte alla settimana, ovviamente negli stessi giorni delle attività pomeridiane, ma in quei giorni abbiamo anche il servizio al Cattaneo Express. Il Cattaneo Express è un autobus che ci permette di tornare a casa gratis in tutti i paesi del comprensorio. Dove sono ora, poi, la mattina, è utilizzato anche come aula dibattito per tutte le materie e all'ora di pranzo si trasforma in servizio pasti. A proposito degli indirizzi, mi puoi parlare dei laboratori che al Cattaneo ho sentito che ce ne sono tanti? Questo è il laboratorio di chimica del biennio. Guarda bella la tavola periodica disegnata sulla parete. Molto utile anche, vedi, ti dicevo della creatività. Questo invece è il laboratorio del triennio di chimica, cioè per gli alunni che si diplomano in chimica e materiale. Ha tante attrezzature di livello altamente specializzato, come alcune che troveranno poi nel mondo del lavoro o dell'università. Dovrei avere sul telefono questo breve video, aspetta. Ecco, guarda. In questo laboratorio vengono anche gli studenti del nuovo corso Biotecnologie Sanitarie. In quarta e in quinta gli alunni del chimico vanno al Polo Tecnologico Conciario per uno stage e per fare esperienza utilizzando attrezzature e laboratori altamente specializzati. Lo sai, vero, che abbiamo anche il corso professionale IFP per operatore delle produzioni chimiche? Dura 3 anni e gli alunni hanno tantissime ore di laboratorio. Ti faccio vedere anche gli altri laboratori. Allora, guarda. Questo è il laboratorio di scienze. Vedi quanti microscopi? Questo invece è il laboratorio di fisica per il biennio. Ecco, questo è uno dei laboratori di informatica. Sai che per i corsi di amministrazione e di relazioni internazionali c'è un progetto che si chiama Impresa in Azione? Ho partecipato anch'io. Guarda questi banner. Ci siamo divertiti e abbiamo imparato davvero tanto, perché è un progetto dove l'intera classe si trasforma in un'azienda. Gli alunni devono inventarsi un prodotto non esistente sui mercati. Abbiamo studiato con il prof di economia su come posizionarlo anche sul mercato e abbiamo imparato a parlare in pubblico. Alla fine c'è una competizione regionale e il primo classificato passa alla fase nazionale. Una nostra classe è arrivata seconda in Italia con il prodotto Toscanopoli. Vedi il banner? A me è piaciuto tanto questo progetto perché noi alunni ci rendiamo davvero conto che quello che impariamo a scuola serve davvero e che possiamo mettere in pratica quello che si studia sui libri. Sempre in quest'aula tematica, dove i ragazzi studiano economia aziendale, utilizzano proprio il programma Linfa, quello che nel pratico utilizzano gli studi dei commercialisti. E, tanto ormai ti dico l'ultima, è stato fatto anche il progetto Conoscere la Borsa. I ragazzi tra l'altro hanno anche vinto. Questo è uno dei laboratori di lingue che viene utilizzato principalmente dal corso del turismo e anche da relazioni internazionali, cioè dagli alunni che nel triennio studiano le 3 lingue. A proposito, in questo laboratorio le lingue vengono insegnate anche con la didattica laboratoriale. Come ti dicevo prima, è un metodo di insegnamento interattivo con gli alunni, in modo da superare la vecchia spiegazione alla lavagna e rendere noi ragazzi protagonisti della lezione.
Sempre dal telefono ti condivido qualche momento della didattica laboratoriale in lingua tedesca. Aspetta, lo cerco. Così capirai meglio. Vai. Viola, geht zu Tür. Gib Erika und Filippo einen Kuss. Ja. Hände hoch. Grüßt alle zusammen. Tschüss. Drei, los. Mein, der hat drei, hat mein, und hat er nicht drei, dann ist er nicht mein. John, diese Karotte. Ich kann einen Kuchen machen. Ja. Ich mag keine Karotten. Warum? Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen sind Tortellini. Ich bin mit meinen Kollegen. Einen Moment bitte. Ich schaue nach Mann. Ihr reserviert. Ja. Vier einzelne Zimmer. Okay. Das ist die Schüssel. Danke. Oh, ich habe vergessen. Parlando di didattica laboratoriale, ti volevo far vedere questa scatola. Sì, è vero, sembra un po' un bidone, ma dentro ci sono 30 computer ricaricabili e portatili che i ragazzi utilizzano per fare lezione qui, in modo innovativo, ovviamente. Tornando al corso del turismo, gli alunni di questo indirizzo partecipano a progetti europei come l'Erasmus e dal 1997 la scuola organizza per loro scambi internazionali con la Germania, con l'Olanda e con la Francia. Le lingue così sono potenziate perché le ore trascorse a scuola, nei paesi stranieri con i propri coetanei, i momenti in famiglia e di svago, nonché le visite guidate in lingua straniera delle nostre città d'arte sono occasioni uniche e indimenticabili di crescita linguistica, personale e culturale. Per noi alunni, ovviamente. Guarda, qui c'è una ragazza che spiega. Guarda com'è bella e spaziosa la sala docenti. E pensa anche che ci sono i tuoi genitori che vengono qui a sentire cosa dicono di te i professori. Arianna, mi hanno detto che gli alunni si spostano da un'aula all'altra durante la mattina, ma è vero? Chissà che confusione, tra l'altro. Sì, sono gli alunni che si spostano alla fine di ogni ora e di ogni lezione per raggiungere le aule tematiche, ma non c'è confusione perché ognuno cerca di arrivare presto nell'altra aula, non fosse altro per scegliersi il posto. Vieni, te ne mostro alcune, vai. Questa è l'aula di geografia. Questa è l'aula di religione, invece. Ecco, qui siamo nell'aula di arte. Questa linea del tempo è stata fatta dai ragazzi. Con le conoscenze di arte, gli alunni diventano guide turistiche. Ci sono quattro pilastri alti che vanno a finire con una cupola, che è una cupola ellittica, e ci sono rappresentati la Maria. Das wurde zwischen um 11. und 12. Jahrhundert gebaut, Cathedrale von Florenz. Es wurde mit einem achteckigen Gebaut mit weißem und grünem Marmor dekoriert. Seine wichtigsten Merkmale sind die drei Bronzentore von Bildhauer Lorenzo Ghiberti. Tra l'altro ti volevo ricordare anche che nella nostra scuola tutte le aule sono dotate di lavagna digitale. Alcuni hanno la LIM e molte hanno già addirittura la smartboard, vedi? Senti, Rena, ti fa questa ultima domanda, poi attacco. Ho letto del tetto giardino, ma è vero? Qui le insegnanti di scienze hanno creato con gli alunni del biennio il giardino della biodiversità. Gli alunni piantano o seminano in settori distinti fiori, piante aromatiche, pomodori, carciofi, seguendo tutte le tappe della semina al raccolto. Vedi? Grazie.
oggi fiori profumati, piante aromatiche. Ortaggi e frutti, coloratissimi e sani, buoni. Pensa, ci sono anche carciofi grinzosi di San Miniato. Una volta che gli alunni li hanno raccolti, si sono fatti anche il risotto con i carciofi. Invece un pannello di scrittura dove gli alunni possono scrivere frasi per loro molto importanti. Sono tutti stimoli alla creatività. Se ti fa piacere posso parlarti anche di tutte le attività che abbiamo nel pomeriggio. Da tanti anni, per esempio, facciamo il corso di fotografia. Qui, se vuoi, puoi vedere le foto che negli anni hanno realizzato i ragazzi. Abbiamo anche Voci al Cattaneo, che è il coro della scuola. Il corso di cinese, il corso di spagnolo, tutti ovviamente se richiesti dai ragazzi. E, stai attento, il corso di Zumba. Abbiamo anche il laboratorio di teatro, quello l'ho fatto anch'io. Ogni anno siamo noi, il gruppo degli attori, che costruiamo il copione del nuovo spettacolo. Ovvio, siamo seguiti da un'esperta di recitazione e andiamo a recitare lo spettacolo finale al Teatro di Santa Croce. La cosa bella è che non ci sono protagonisti o comparse, siamo tutti coinvolti, nessuno è escluso. Abbiamo vinto anche dei premi, sai? Dato che ti ho mostrato quasi tutto, a questo punto ti faccio vedere anche l'ultima chicca, o gioiello nascosto. Vieni. Questo è il nostro auditorium, dove si svolgono il collegio dei docenti, alcune riunioni degli alunni e una serie di incontri anche con esperti esterni di psicologia, chimica, biologia, arte, lingue straniere, religione e così via. Allora, cosa ne dici della mia scuola? Grazie mille, Arianna, mi hai fatto proprio un favore. Sta scuola mi ispira, mi sa proprio che la vengo a visitare. Comunque, stammi bene, eh? Ciao! Buonasera, io sono Elena Marianelli, insegno la lingua tedesca al Cattaneo dal lontano 1987 e sono anche da tanti anni funzione strumentale per l'orientamento in entrata, cioè dei ragazzi di terza media che devono iscriversi alle scuole superiori. Qual è il mio compito stasera? Il mio intervento riguarda le domande più frequenti che mi sono state poste dai genitori o dagli alunni durante la visita dell'istituto nei giorni di Open Day. Una delle domande più ricorrenti riguardava le lingue straniere. Allora, le lingue straniere nel settore tecnologico, cioè in chimica e materiali e biotecnologie sanitarie e anche nel percorso professionale, si studia una lingua sola ed è l'inglese. Nell'economico il discorso va distinto. Se si tratta del corso amministrazione, finanza e marketing, le lingue sono due, l'inglese per tutti e in più una seconda lingua straniera, tutte e due vengono studiate fino alla quinta. La seconda lingua straniera scelta nel nostro istituto è fra francese e tedesco. I corsi di spagnolo ci sono però nel pomeriggio e si è visto che seguendo questi corsi si arriva al raggiungimento del B1 anche se si tratta di meno ore rispetto alle lingue della mattina. Nell'indirizzo relazioni internazionali per il marketing e nel turismo si studiano invece tre lingue.
Due cominciano in prima e una si aggiunge in terza. Facciamo un esempio, se in prima il ragazzo decide di studiare, di cominciare con inglese e francese, in terza si introduce lo studio della lingua tedesca. Se invece in prima cominciano con lo studio di inglese e tedesco, in terza si introduce la lingua francese. La seconda lingua ovviamente viene scelta in tutta libertà, indipendentemente dalla lingua che l'alunno ha studiato alle scuole medie, anche perché da noi tutte le lingue vengono ricominciate da zero. Ovviamente l'inglese che l'hanno studiato tutti ripartono da zero ma vanno velocemente, invece nelle altre due lingue si va più lentamente. Un'altra domanda molto cara agli alunni è vorrei andare in classe con, come faccio per andare in classe con un mio amico o dei miei amici? Troverete nella domanda online uno spazio che abbiamo aggiunto noi al Cattaneo dove potete inserire questi nomi. Il mio consiglio è questo, i nomi non possono essere tanti, 4. Massimo 5 ragazzi tutti insieme nello stesso gruppo. Se A sceglie di andare con B, C, D, il cerchio poi si deve chiudere, cioè D deve scegliere di andare in classe con A, B, C, cioè devo rimanere e chiedersi l'un l'altro questi 5 ragazzi o 4 ragazzi. In questo modo possiamo metterli in classe insieme. E poi un'altra cosa che è emersa, e cioè che se un ragazzino fin dall'elementare gioca a basket o a calcio, una bimba a pallavolo e ha fatto amicizia con un alunno di un altro paese, se scelgono stesso indirizzo e stessa lingua possono chiedersi a vicenda e non è un problema, anzi è positivo perché vuol dire che vogliono condividere anche il percorso scolastico insieme e perché no. E allora devono mettere A vorrebbe andare a scuola con B di Castelfranco e B vorrebbe andare con A di Santa Maria a Monte. Si devono incrociare anche loro. Per quanto riguarda il bus, la mattina arrivano in piazza Eufemi di fronte alla scuola, è una piazza piccolina, però i bus arrivano, scendono i ragazzi e vanno via, nessuno si ferma, per cui non c'è mai stato nessun problema. All'uscita di nuovo funziona allo stesso modo. Il bus è utilizzato anche per andare a Fontevivo, dove si svolgono le lezioni di scienze motorie. Per quanto riguarda le attività pomeridiane a Cattaneo, ce ne sono veramente tante, le avete viste qualcuna anche nominare dall'ex alunna che ha parlato nel video precedente a me, e la caratteristica è che sono concentrate in 3 pomeriggi alla settimana e in questi 3 pomeriggi sono state organizzate un servizio pasti in un'aula che io chiamo l'aula Jolly, dove anche noi docenti mangiamo e devo dire che si mangia bene, e quindi mangiano qui e poi cominciano subito le attività. L'altra novità degli ultimi anni è che alle 4:30, quando finiscono tutte le attività in questi 3 giorni, c'è un bus gratuito che li aspetta davanti alla scuola e che noi chiamiamo il Cattaneo Express e riaccompagna questi ragazzi nelle piazze dei paesi principali di loro provenienza. E questo è fondamentale, ci siamo accorti, perché ragazzi che volevano frequentare o corsi di recupero o teatro o tutte le altre attività spesso ci dovevano rinunciare perché non esisteva un bus di linea che li portava a casa e tante volte nemmeno un familiare che li potesse venire a prendere. In questo modo invece tutti partecipano a quello che desiderano. Ultima domanda, ultimo argomento, sono le impalcature. Tutti mi chiedono, ma queste impalcature dice come mai ci sono ancora da anni, ma cosa è successo? E così. In effetti, quando è successo il distaccamento delle mattoncini rossi dalla parete esterna, subito venne fuori il passaparola negativo, il Cattaneo non crolla, perché quelli sono soltanto mattoncini di abbellimento, non mattoni strutturali. E noi siamo stati chiusi un solo giorno perché il giorno successivo si sono presentati giustamente gli ingegneri della provincia per verificare se c'erano crepe o se c'erano dei problemi strutturali, ma non ce n'erano e non ce ne sono,
per cui non abbiamo perso solo quel giorno che abbiamo fatto sempre lezione. Sembra che l'estate prossima vengano tolte anche queste impalcature esterne. Ma spero di avervi dato delle informazioni utili e io ora vi saluto e se qualcuno di voi avesse ancora delle domande potrà farle scrivendo nella chat e io o il preside vi risponderemo. Buona serata a tutti.